Buonasera a tutti i tifosi della Lazio, questa è Lazio Live TV News, trasmissione che va in onda tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 21:30. Parleremo di tutti gli articoli che sono usciti proprio sul sito laziolive.tv. Lazio Live TV è anche sui canali social Facebook, Instagram e Twitter e sui portali video YouTube e Twitch. Questa notte la Befana che chiude, diciamo, tutte le festività. Partire dall'8 dicembre, dal Natale, dalla fine dell'anno, la Befana che porterà via tutte le feste. E ahimè, purtroppo la Befana non ha portato punti importanti per la Lazio. La sconfitta di Lecce ne è testimonianza. Proprio il primo articolo proprio di Roberto Mari: L'Aquila non vola, brutto inizio dell'anno. Andiamo a leggere un tralcio di questo articolo. Inizia il nuovo anno con una brutta prestazione della Lazio e una sconfitta meritata allo stadio Via del Mare contro il Lecce. I salentini hanno dimostrato più voglia e non hanno mai mollato un momento, nonostante siano andati anche in svantaggio. Calo di concentrazione, superficialità, mancanza di umiltà, forse un mix di tutto da cui non si riesce proprio a venire a capo. Questo dunque è l'articolo, e andatelo a leggere, di Roberto Mari, il nostro redattore. Ahimè, è un problema veramente importante per quanto riguarda la Lazio, perché non se ne esce altrimenti. Bisogna veramente prendersi un attimento una lavata di umiltà e ricominciare, perché veramente così non si va da nessuna parte. Andiamo a vedere anche l'intervista a Sarri che difende i tifosi, che dice: non ho sentito nulla, i laziali non sono razzisti. Proprio lui si ferma su questa situazione. Durante la partita di ieri pomeriggio si sarebbero uditi dei cori razzisti ai danni di Uniti. Non è chiaro se questi in pratica non ci siano stati o meno. Sulla questione si è espresso anche Mister Sarri, che dice: non voglio fare il menefreghista, ma ti giuro che dalla panchina non si è sentito nulla. Non voglio che sia associato il razzismo ai tifosi della Lazio, perché sono rappresentati dalla maggioranza e non dalla minoranza. Questo è proprio un appunto che ha voluto fare il nostro allenatore Maurizio Sarri. Ciro Immobile nella storia. Andiamo a leggere sempre il suo nuovo record, sempre più nella storia il nostro Ciro Immobile. Andiamo a leggere l'articolo. Nella brutta sconfitta rimediata nel campo di Lecce c'è solo una nota positiva, cioè quella di Ciro Immobile, che con la rete realizzata Via del Mare, infatti, l'attaccante ha siglato il gol numero 189, staccando dunque così Del Piero, Gilardino e signori, fermi a quota 188. Il capitano biancoceleste è sempre più nella storia non solo della Lazio, ma proprio del calcio italiano. Complimenti al nostro Ciro Immobile. Andiamo a vedere proprio Ciro Immobile che parla di Luis Alberto. Nessun problema tra lui e Maurizio Sarri, l'attaccante biancoceleste. Difende anche Luis Alberto, dicendo: Luis Alberto sta bene ed è motivato. Ho parlato con lui, ha detto che fino a quando resterà qua darà il massimo e farà quello che ha sempre fatto. Non esiste nessun problema tra lui e il tecnico, è un giocatore che sta dentro il gruppo. Se dovesse arrivare un'offerta per lui e lui dovesse andare bene, come si è sempre detto, allora se ne andrà, altrimenti resterà qui ed era tutto per la Lazio. Beh, questo mi sembra, ha voluto mettere veramente i puntini sulla i Ciro Immobile, perché è giusto pure che sia così. E andiamo invece a parlare, per quanto riguarda, ahimè, la questione Stadio Flaminio. Lo Tito: stiamo lavorando con tutte le istituzioni. Chiaramente è un progetto, non è semplice, più che altro ci sono delle problematiche, le problematiche proprio della capienza. Uno stadio che per il momento si aggira intorno ai 18.000 e la capienza, la Lazio ne chiede quantomeno 45-50 mila. Poi è chiaro che ci sono, oltre a quello, bisogna anche la questione dei parcheggi, la viabilità, che sicuramente in una città come Roma deve sempre proseguire a un progetto
così importante e delicato. Ultimamente il presidente Lotito ha espresso la sua opinione rispondendo alla domanda della Gazzetta dello Sport, sottolineando l'importanza degli stadi di proprietà per tutte le società di calcio. Gli stadi, dice Lotito, di proprietà sono la richiesta primaria delle squadre di calcio. Siamo il paese della burocratizzazione. Così, perché non pensare a un sistema commissionario centrale che prescinda dall'interesse particolare cooperativi del territorio? Per quanto riguarda sul Flaminio, lui aggiunge che bisogna trovare il giusto compromesso dal punto di vista tecnico, strutturale e normativo. Ci stiamo lavorando con tutte le istituzioni proposte. Beh, staremo a vedere perché veramente è una situazione un po' contorta. Per quanto riguarda invece Lecce Lazio, andiamo a vedere la nota della società che condanna gli ululati razzisti. I tifosi della Lazio non sono razzisti, ecco il comunicato della società biancoceleste. Durante la partita Lecce-Lazio, l'arbitro è stato costretto ad interrompere la partita a causa di ululati razzisti. La società sportiva Lazio ha sempre contestato con tutti i mezzi a disposizione ogni forma di razzismo e discriminazione, mettendo in campo iniziative volte a reprimere tali fenomeni. La società sportiva Lazio anche oggi condanna chi si è reso protagonista di questo gesto deprecabile, vergognoso e anacronistico, e offrirà, come sempre, la massima collaborazione. I tifosi della Lazio non sono razzisti e non possono essere associati a pochi individui che ledono gravemente l'immagine del club. Questa è la nota della società sportiva Lazio. Il pugno duro arriva infatti dal giudice sportivo che sentenzia a curva chiusa per un turno. Il giudice sportivo, andiamo a leggere il comunicato proprio del nostro sito, pugno duro dunque per quanto riguarda il giudice sportivo della Serie A, ha disposto la chiusura della curva nord della Lazio per una giornata a seguito proprio dei presunti cori razzisti nei confronti di due giocatori del Lecce. Si legge nel comunicato: il giudice sportivo delibera di sanzionare la società sportiva Lazio con l'obbligo di disputare una gara con il settore indicato dai collaboratori della Procura federale nella propria relazione sulla base della informazione acquisite dal dirigente responsabile dell'ordine pubblico privo, scusate, di spettatori. Pertanto la Lazio dovrà giocare una partita proprio senza, diciamo, il pubblico in curva. E andiamo a leggere l'ultima notizia per quanto riguarda la prossima gara. Lazio Empoli sarà, pensate un po', sarà Pezzuto di Lecce ad arbitrare il match Lazio Empoli. Per il momento è tutto, io vi saluto, vi auguro una buona Befana, tanto vi invito a seguire sempre Lazio Live TV. Per il momento è tutto, forza Lazio e Laziale, bella gente.